C'è un paese dove le persone non parlano quasi mai. È il paese della grande fabbrica delle parole. In questo strano paese, per poter pronunciare le parole, bisogna comprarle e inghiottirle. La grande fabbrica delle parole lavora giorno e notte. Dai suoi macchinari escono tutte le parole di tutte le lingue del mondo. Ci sono parole più care di altre. Non si pronunciano spesso, a meno di non essere ricchissimi. Nel paese della grande fabbrica parlare costa molto. Chi non ha soldi fruga a volte nei cassonetti della spazzatura, ma le parole che vengono buttate via non sono molto interessanti. Ci sono un mucchio di carabattole e fichi secchi. In primavera si possono comprare parole in offerta speciale. Si portano via un sacco di parole a un prezzo conveniente. Ma spesso sono parole che non servono a un granché. Cosa puoi fare con un ventriloquo o filo dentro? A volte ci sono parole che volteggiano nell'aria. Allora i bambini si precipitano fuori con i retini a chiappa farfalle. La sera, a cena, sono fieri di poter dire qualcosa ai propri genitori. Oggi Filet ha catturato 3 parole con il suo retino. Non le pronuncerà questa sera perché vuole conservarle per una persona preziosa. Domani è il compleanno di Sibelle. Filet è innamorato di lei. Gli piacerebbe molto dirle «ti amo», ma non ha abbastanza soldi nel suo salvadanaio. Allora le offrirà le parole che ha trovato. Ciliegia, polvere, seggiola. Sibelle abita nella strada accanto. Filet suona la sua porta. Non dice «buongiorno, come va?» perché non ha con sé queste parole. Invece sorride. Sibelle ha un vestito rosso ciliegia. Anche lei sorride. Dietro lei Filet scorge Oscar. Oscar è il suo più grande nemico. I suoi genitori sono molto ricchi, ma non è per questo che Filet lo detesta. Oscar non sorride. Parla a Sibelle. «Ti amo con tutto il mio cuore, mia Sibelle. Un giorno, lo so, noi ci sposeremo». «Devi aver speso un patrimonio», pensa Filet. Sibelle continua a sorridere e Filet non sa a chi è rivolto quel sorriso. Negli occhi di Oscar c'è una tale sicurezza. «Le mie parole sono ben poca cosa», pensa Filet. Fa un bel respiro e pensa a tutto l'amore che ha nel cuore. Poi pronuncia le parole che ha catturato con il retino. Le parole volano verso Sibelle. Sono come gemme preziose. Ciliegia, polvere, seggiola. Sibelle non sorride più, lo guarda. Si direbbe che non abbia in serbo nessuna parola. Invece si avvicina dolcemente e posa un bacio delicato sul naso di Filet. A Filet non rimane che una parola sola. L'ha trovata molto tempo fa in un cassonetto, in mezzo a centinaia di carabattole e fichi secchi. È una parola che lui ama molto. La teneva da parte per un giorno speciale, e quel giorno speciale è arrivato. Guardando Sibelle negli occhi, dice: «Ancora».